La stragrande maggioranza della gente che non doveva mollare mai ha già mollato da un pezzo e ha mollato già a partire da dicembre 2021. Questo è giusto e doveroso dirselo anche come dato di fatto, non come giudizio o come giustificazione. Magari per il semplice fatto di essersi ammalati e aver ottenuto il Green Pass, il grosso dei manifestanti non ha proseguito con le manifestazioni pacifiche contro l'invio di armi all'Ucraina nel 2022, segno del fatto che molte persone, tra chi non doveva mollare mai, non ha condiviso la battaglia del pacifismo costituzionale contro la NATO. O perché la ritiene di minore importanza proprio per il fatto di non essere toccata direttamente nelle sue libertà più immediate, o perché non ha ancora compreso fino in fondo la lettura dei nostri tempi sulle emergenze permanenti e quanto sia urgente invece mobilitarsi con tutte le forze, con le armi della politica. Chi pensa alle piazze contro il Green Pass come un movimento politico maturo e rappresentativo compie un grossolano errore di analisi. E compie un grossolano errore di analisi innanzitutto perché il popolo eterogeneo delle piazze che scendeva in piazza ogni sabato contro il Green Pass contava al massimo 200.000 persone in tutta Italia. Numeri inesistenti di fronte ai 15 milioni di italiani che non hanno ceduto al ricatto del Green Pass, ma che in piazza non sono mai venuti. Numeri minuscoli che, per quanto testimonino una giusta e sacrosanta difesa dei diritti costituzionali, non vanno al di là della mera testimonianza prepolitica, a tratti anche antipolitica, sulla quale è davvero davvero difficile, se non impossibile, fare affidamento per costruire qualcosa di veramente strutturato. Compie un grossolano errore di analisi anche chi sperava che queste piazze avessero una piena e condivisa lettura politica. E non parliamo solo del superamento della dicotomia destra-sinistra, ma diverse delle persone che scendevano in piazza nei mesi caldi contro il Green Pass erano persone pro-euro, pro-Unione Europea e pro-NATO e contro il solo tema del Green Pass. Perché diciamoci la verità, per molti, moltissimi manifestanti, quelli che gonfiavano di grandi numeri le piazze da luglio a novembre del 2021, andavano a manifestare solo perché il Green Pass era un ostacolo alla loro routine quotidiana. Molti volevano semplicemente tornare alla loro quotidianità negata, agli aperitivi, senza aver mai intravisto neanche di sfuggita il quadro d'insieme. E non poteva che giustamente essere così, almeno come reazione emotiva. Ma portare il sedere in piazza e nei cortei, se da un lato è fondamentale, dall'altro abbiamo visto che non è neanche lontanamente sufficiente per cambiare le cose. Le piazze erano anche piene di teorie grilline, di presuntuosa ignorante antipolitica, di ripugnante trogloditismo politico cialtrone, di narcisismo infantile difficile da estirpare per costruire qualcosa di più maturo. In molti non si rendevano neanche conto delle tempistiche che una lotta tanto enorme poteva comportare, con il risultato di trasformarsi in larga parte in un fuoco di paglia con piazze vuote quando dovrebbero oggi più che mai essere stracolme per l'ennesima presa per il culo del governo Meloni, l'ennesimo governo fantoccio inginocchiato all'elite. Noi solo a Bologna abbiamo portato avanti 57 piazze consecutive contro lockdown, Green Pass e guerra in Ucraina, ma eravamo già nelle piazze e ai banchetti prima di lockdown, Green Pass e guerra in Ucraina. Eravamo già in piazza, eravamo a fare comizi magari davanti a 10 persone, eravamo già a dare in giro i volantini per le stesse identiche ragioni politiche che oggi sono diventate di primissima importanza. Eravamo già operativi prima e siamo tuttora operativi oggi. In questi ultimi 3 anni abbiamo semplicemente assistito a un'ondata di mobilitazione che non è poi riuscita a massimizzare un risultato in termini di coesione sociale per la frammentazione dei singoli individui, per una emotività, per una eccessiva emotività che impediva una costruzione più razionale. Oggi è già un'altra fase. Finito il Green Pass, chi oggi rimane operativo, chi oggi ha fatto vero gruppo politico unitario anche alle elezioni del 25 settembre, chi ci tiene ancora a mobilitarsi con intelligenza, farà la differenza ed è destinato a fare la storia di questo paese. Perché non si è arreso, perché non si è arreso e non si è chiuso in esperimenti comunitari isolati di presunta autonomia, perché non si fa abbindolare da influencer pagliacci che prima pretendevano di unire ciò che era impossibile unire e oggi, guarda caso, vogliono dividere per continuare ad esistere. E perché
cosa ancora più fondamentale, non ha paura di prendere porte in faccia. Oggi un'altra fase, ed è in questa fase che si dimostra lo spessore umano e politico delle persone con la volontà di andare avanti. Chi ha capito che deve metterci la faccia, che deve spendersi in prima persona, ben oltre le piazze, ha capito anche che l'emotività delle piazze stesse non può essere sufficiente per costruire egemonia culturale e politica e di conseguenza cambiare le cose in questo paese. E un po' provocatoriamente, ad inizio 2023, consentitemi di dire che non basta indicare come pecore chi ha creduto o chi ha ceduto al ricatto dell'iniezione sperimentale per fare di noi soggetti sociali più evoluti, risvegliati, se non siamo poi in grado di mettere in campo azioni chiare e codificate in grado di cambiare le cose. Il rischio è quello di essere semplici pecore di un altro colore. Noi affermiamo di essere uomini e donne e non semplici pecore di un altro colore. Organizziamoci insieme per una democrazia sovrana e popolare, facciamo di un apparente momento di debolezza il nostro punto di forza e il nostro motivo di orgoglio.